storia vi ha raccontato un po' del... Siamo qui a... Mi dai una mano tu? Forse, facciamo questa. Sì, non c'è nulla di... Ma tra l'altro stanno succedendo due cose oggi. Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Stanno vedendo tante persone anche attraverso la rete. Vi diciamo che questo è un piccolo comizio agorà improvvisata. Tutti questi cittadini stanno aspettando il loro turno per mangiare una pizza dove io, Giorgio e tutti i colleghi abruzzesi faremo questa sera da camerieri. Vi sembrerà una stupidaggine, però partecipare a iniziative del genere significa partecipare a dei piccoli atti rivoluzionari. Ora, dopo 3 anni in Parlamento, io vi dico, non è che in Parlamento ci sono solo delinquenti, ci sono anche delinquenti, c'è l'autista del fondatore della nuova camorra organizzata che si trova a 12 metri da noi, ci sono indagati, condannati, tangentari, patteggiatori, insomma c'è di tutto, però ci sono anche delle brave persone. E le brave persone ci sono in tutti i partiti, dal PD alla Lega, a Forza Italia, credetemi, ci sono anche delle persone oneste. Qual è il dramma della politica? Falcone diceva... Seguite i soldi e troverete la mafia. Il dramma sono le persone anche oneste, con le buone intenzioni, che entrano nelle istituzioni, ma entrano solo grazie a dei maxi finanziamenti di lobbisti, anche legali, non soltanto il criminale che ti dà i quattrini, anche grandi imprese che ti sostengono la tua campagna elettorale. Quando tu entri dentro alle istituzioni grazie ad un lobbista, una grande impresa che ti ha finanziato, tu automaticamente, anche se credi di no, sei imprigionato, hai le mani legate, cioè qualora tu volessi fare delle cose buone per i cittadini, in realtà non le puoi fare perché arriva quel lobbista che ti ha finanziato la campagna elettorale e ti dice: ehi, ricorda che tu sei entrato in Parlamento grazie a me e devi fare gli interessi miei. Voi stasera con questa iniziativa pagate quanto costa? 10 euro? 15 euro? 15 euro, una pizza, una birra, un tot di quattrini va al Movimento 5 Stelle, noi facciamo da camerieri, stiamo assieme, ci facciamo una foto e... Il Movimento 5 Stelle qui a Basto si finanzierà esclusivamente grazie a queste iniziative, quindi di chi farà gli interessi, del lobbista o di tutti i cittadini che vengono stasera a mangiare una pizza? Questa è la rivoluzione. Il Movimento 5 Stelle ha già rivoluzionato la politica, perché permette, la politica non è, costa o dei costi hanno, una campagna elettorale costa, però noi lo facciamo a costo ridottissimo, ma soprattutto grazie a 3, 4, 5 euro. Quindi noi abbiamo un lobbista, il popolo italiano, un lobbista, i cittadini di Vasto, e questo è il concetto incredibile. Io vengo da una città dove Buzzi, Carminati, la cricca di Mafia Capitale finanziava da destra a sinistra, dove i lobbisti del cemento, i lobbisti della Mondezza finanziano da sempre destra e sinistra, a loro non gli importa chi va al governo. Basta che chi va al governo non si dimentica del finanziamento. Vi ricordate Don Vito Corleone, il padrino? L'avete visto il padrino? Sì, sì. Vi ricordate che gli facevano dei favori al padrino e quando chiedevano le persone che ricevevano dei favori, scusate, il padrino faceva dei favori a delle persone, Don Vito Corleone, e quando queste persone dicevano: Don Vito, che cosa vuole in cambio? Nulla, basta che non te lo scordi. Ve lo ricordate? Così avviene, ve lo può raccontare meglio Giorgio, lui sta in commissione bilancio, per cui lui si fa il mazzo durante le settimane in cui si approva la legge più importante dello Stato, che è la legge di stabilità, la finanziaria, cioè quale legge attraverso la quale il governo, il Parlamento dà quattrini a destra e a sinistra, e durante questa discussione al di fuori della commissione bilancio è pieno di lobbisti che entrano nel Parlamento e che tirano per la giacchetta i deputati della maggioranza, del PD e di Forza Italia, dicendo: ricorda che io ti ho finanziato questa campagna elettorale, fammi passare questo emendamento che dà 1 milione di euro a questo territorio per fare un determinato lavoro, dà 500.000 euro in quest'altro territorio, e quindi praticamente con i soldi nostri, perché sono sempre soldi di tasse dei cittadini, il politico restituisce il favore a quel finanziatore che gli ha permesso di stare lì dentro. È questa la vera mafia che c'è in Italia, la prigione, l'imprigionamento di un politico anche onesto, che non capisce di essere in realtà imprigionato, che una volta entrato è sotto ricatto di coloro che gli hanno dato i soldi. Per la mia campagna elettorale io ho speso 144 euro, non c'è nessuno che mi dice: Di Battista, come devi votare? Giorgio, nessuno gli dice: Sorial, devi passare questo emendamento perché io ti ho dato i soldi. È questo il concetto, e iniziative del genere ci permettono di stare assieme, anche di ricordarci che siamo cittadini tra cittadini, perché quel palazzo Montecitorio è costruito per farti credere che tu sei un onorevole della Repubblica e sei migliore del popolo che ti ha eletto. Ma de che?
un parlamentare della Repubblica, un dipendente del popolo italiano, voi ci pagate lo stipendio, noi del 5 Stelle vi costiamo meno perché restituiamo una barca di soldi alle piccole e medie imprese. Ma dobbiamo iniziare a pensare, i cittadini italiani, che siamo i datori di lavoro del politico e dobbiamo pretendere, come fa un datore di lavoro, o tu esegui quel che mi hai promesso oppure vai a fanculo. Cioè questo è il concetto che deve essere in un paese normale. E ancora di più se uno del Movimento 5 Stelle sbaglia, deve essere cacciato. Per quello non siamo così intransigenti anche all'interno, perché non ci possiamo permettere di diventare come gli altri. Per quello noi non abbiamo violato dei regolamenti, non abbiamo mai candidato una persona che non ha la fedina penale pulita. Per quello insistiamo sulla restituzione dei soldi. Per quello io non mi sono candidato a sindaco di Roma, ma c'è un'eccellente candidata che si chiama Virginia Raggi. Perché se inizi a violare una volta una regola, senza neanche rendertene conto, diventi come il Partito Democratico, che oggi rappresenta davvero un male dal punto di vista politico assoluto di questo paese. Cioè dal centrodestra ti aspetti certe politiche, ma che le faccia Renzi, prendendoci in giro, mentendo su ogni cosa, sui dati economici, complici un'informazione da regime, da dittatura dell'ottimismo renziano. Oggi hanno ammesso che non è vero che il prodotto interno lordo sia cresciuto dello 0,8, ma in realtà dello 0,6. Mentono su tutto e mentono utilizzando la televisione pubblica pagata dalla nostra tassa, oltre ora ci hanno infilato il canone in bolletta, e Renzi ha piazzato i suoi uomini direttori delle varie reti che poi controllano di fatti i telegiornali, e oggi il TG1 è diventato il TG1, io lo dirò in tutte le piazze d'Italia, l'ufficio stampa, il bollettino delle menzogne del Presidente del Consiglio. Questi mentono. I giornali ce l'hanno con noi perché lo sanno che se il Movimento 5 Stelle dovesse governare i quattrini pubblici non li avranno più. Se fai un giornale lo vendi i campi, se fai un giornale mentendo e nessuno ti compra, chiudi come fa qualsiasi impresa. Ma questi vogliono il libero mercato solo sulle imprese e invece sono stalinisti sui giornali e sulle banche. Ora abbiamo fatto 2 giorni una battaglia enorme, l'avete vista, e soltanto il nostro esserci messi di traverso su questo decretino che appunto recepiva una direttiva europea, poi queste le direttive europee vanno recepite, no? Ma ce lo chiede l'Europa. L'Europa ci chiedeva pure il reddito di cittadinanza, ma su quello stanno zitti. Perché hanno paura del reddito di cittadinanza? Perché dare un reddito di dignità al popolo italiano toglierebbe il ricatto del voto di scambio. Tanti cittadini, purtroppo, non soltanto al sud, vendono il loro voto in cambio di un posto letto all'ospedale per una parente, in cambio di un buono di benzina, di 50 euro da spendere in un supermercato. È la disperazione, la povertà, l'ignoranza che porta a vendere il proprio voto. Se vi fosse un reddito di cittadinanza le persone non venderebbero più il loro voto e certi cialtroni non verrebbero votati neanche dai loro parenti più stretti. Questo è il concetto. Ora noi siamo centinaia, lo dico, ci sono quante persone collegate adesso? Si legge in alto. 12.000 persone che gratuitamente ora stanno vedendo, ascoltandoci, 12.000 persone, ecco, qui ci sono centinaia di persone a Vasto che aspettano di mangiare una pizza, noi abbiamo impastato tutto il giorno farina con acqua e lievito, tutto il giorno, abbiamo raccolto i pomodori, abbiamo fatto la passata, è da stamattina alle 5 che ci siamo alzati, e perché no? La mozzarella, abbiamo unto il latte di bufala, abbiamo fatto tutto. Matteo, ho preso tipo Renzi. E poi una cosa, ora vi aspettiamo dentro. Occhio, che questa gente ci vuole inginocchiate a ringraziarli per il loro bonus. Cioè distruggono la sanità pubblica, la scuola pubblica, però danno il bonus, ci alzano le tasse però danno gli 80 euro che paghiamo sempre noi, non è che ce l'ha messi Renzi, sono soldi delle tasse nostre. E la disoccupazione giovanile è altissima, qua in Abruzzo le persone scappano, però gli studenti hanno il bonus. Questi ci vogliono inginocchiati a ringraziarli per il bonus quando dovremmo stare in piedi a testa alta a pretendere diritti, a pretendere diritti. Vuoi dire una cosa a Renzi? Se è una cosa scomoda poi la ripeto io che ho l'immunità parlamentare, non ti preoccupare. Io entro dentro che devo fare il cameriere, poi tra poco chiudere. No, ora lo do. Telefono puoi tenerlo, è un regalo di Di Battista. No, occhio che ci sono tutti i segreti di Napolitano qua dentro, questo dire. Napolitano, ora, Napolitano è entrato in parla. Perché noi crediamo che la politica non debba essere una professione e crediamo fermamente nelle 2 legislature e poi a casa? Perché certi palazzi, volenti o nolenti, un po' ti rischia.
chi possono contaminare, perché la politica non è una professione. Fare il pizzettaro è una professione, il cameriere, fare l'avvocato, fare l'ingegnere, fare l'agricoltore è una professione, il politico non è una professione. Uno si mette a disposizione per un tempo limitato della sua vita. Noi abbiamo un contratto a progetto con il popolo italiano, un cocco pro. E voi ci potrete, nel caso, riassumere per una seconda volta e poi licenziare, perché massimo due mandati. Perché la politica non può essere un arricchimento personale di personaggi che stanno da 60 anni lì dentro. Napolitano è entrato in Parlamento l'anno della morte di Stalin, il 1953. Sono oltre 60 anni che gli paghiamo lo stipendio a questo presidente drammaticamente colpevole dello sfascio dell'Italia. Per me gli ex comunisti traditori sono i peggiori responsabili della distruzione di questo paese. Mai l'avrei pensato che il centrosinistra mente più del centrodestra, che fa le schifezze Renzi che neanche Berlusconi si era mai sognato di fare, complice un'informazione drammaticamente asservita, che se le schifezze sulla scuola pubblica l'avesse fatta Berlusconi, gli intellettuali di sinistra, Benigni, oggi Benigni difendeva la Costituzione, oggi sta zitto mentre la violentano, la stuprano, la stuprano. Queste persone erano sempre in prima linea quando le porcate le faceva Berlusconi, ora che le stesse porcate, anzi peggiori, le fa Renzi, che è uno che dice di essere non progressista, io vengo dal centro-sinistra, tacciono. Gli intellettuali che non ci stanno più, ce ne sono pochissimi, sono preziosi, come i pochi giornalisti liberi sono preziosi, che rischiano la vita, il posto di lavoro per raccontare la verità, quando dall'altra parte ci sono persone che si piegano a 90 gradi e fanno carriera grazie alla loro sottomissione. Il movimento non è questo, è un insieme di cittadini per bene che si autofinanzia con serate del genere, che porta avanti delle battaglie per la giustizia sociale, che crede in una redistribuzione equa dei diritti, non della ricchezza, dei diritti, che la salute è un diritto, che la casa è un diritto e non va pignorata la prima casa, che le banche non possono avere più diritti del popolo italiano, che questa deve tornare una repubblica fondata sul lavoro e non sul ricatto o sulle banche, e che il Presidente del Consiglio deve essere un Presidente del Consiglio degli italiani e non un Presidente di un consiglio d'amministrazione di una banca che ci ha fottuto negli ultimi 20 anni. Questo è il concetto. Ora devo andare dentro che ci sono due capricciose che devo portare, si stanno raffreddando. Vi ringrazio e lascio la parola a chi c'è, Nicola Morra. Nicola Morra, senatore di nuovo, viva il Movimento 5 Stelle e viva il popolo italiano, stacca!